Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video tag che in realtà non è proprio nuovo, nel senso che è stato creato più di un anno fa da Penny Lane e anzi è stato tradotto e importato da Penny Lane, ma è stato recentemente recuperato da Arianna e mi ha incuriosito molto. I sette peccati capitali della lettura. Andiamo a vedere i miei allora. Avarizia, il libro più costoso e meno costoso. Come sanno molti di quelli che mi stanno seguendo, soprattutto da quando ho fatto vedere la libreria, io ho la fortuna enorme, e lo ammetto tranquillamente, di avere una buona collezione di Meridiani Mondadori che mi sono stati donati da mio zio, per cui sicuramente i Meridiani sono quelli più costosi che ho in casa. Se dobbiamo vedere invece quali sono quelli meno costosi, sicuramente sono i 1000 pagine, 1000 lire della Newton, quelli degli anni 90. Io in particolare sono affezionato a quelli del fantastico economico classico e questo qui per esempio è uno dei miei preferiti, Sotto le lune di Marte di Edgar Rice Burroughs, è praticamente il primo volume della saga di John Carter di Marte, di cui hanno fatto tra l'altro recentemente, l'anno scorso è uscito il film della Disney, un po' sottotono rispetto a questo libro. Questa è una serie che mi piace tanto e che magari mi piacerebbe poi esplorare insieme a voi. Ira, con quale hai un rapporto di amore e odio? Io mi vergogno come un cane ad ammetterlo, nel senso che io adoro questo scrittore, come scrive, è ovviamente Marcel Proust, di cui ho la fortuna di avere l'edizione Meridiani in quattro volumi, che è l'edizione Mondadori, che è stata pubblicata anche negli Oscar Grandi Classici. Questa però è l'edizione un po' più preziosa, è la medesima, è assolutamente la medesima. Io adoro, come dicevo, Proust, ha veramente una scrittura magnifica, evocativa, è la più densa che abbia mai incontrato in vita mia. Purtroppo, qual è il problema? È troppo densa e io non ho mai avuto tempo di poter leggere con serenità Alla ricerca del tempo perduto. E La ricerca del tempo perduto ha una unica difficoltà, secondo me, che non è tanto nel flusso di coscienza di Proust, quanto del fatto che se si lascia da parte per un po', e come capita spesso a me, cioè ne leggo una parte e poi lo lascio decantare, magari passano anche settimane o mesi, e nell'ultimo caso sono passati anni purtroppo. Quando succede questo, purtroppo Proust non permette di essere ripreso da quel punto, dovresti ricominciare da zero e capite che su un libro così voluminoso è veramente impossibile. Dovresti prenderti un anno sabbatico e leggerti Proust. Io invidio tantissimo le persone che riescono a leggere Proust nei ritagli di tempo. Io non ci riesco e purtroppo si è sviluppato appunto questo rapporto di amore-odio, nel senso che amo come scrive, ma odio come scrive perché, porca miseria, non riesco a finirlo. Gola, quale libro hai letto e riletto? Non è il libro a cui accennavo nel The Name Game Book Tag, che è Endymion, il risveglio di Endymion, anzi, che ho letto tante volte, ma il primato è assolutamente di La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo. Questa è l'edizione Mondolibri che avevo preso all'epoca. Io purtroppo non ho l'edizione originale Mondadori, che tra l'altro riporta la bellissima copertina dell'edizione americana. Questo è il libro che io amo in assoluto, è il libro che pertanto ho riletto di più. È la storia d'amore più bella che abbia mai incontrato e per un appassionato di fantascienza come me, il connubio tra storie d'amore, che io adoro perché sono profondamente romantico come persona alla fine, e fantascienza, che come sapete è il mio genere letterario preferito, è veramente, come dicono in inglese, un mind blown. Mi esplode il cervello dalla contentezza e dalla emozione. È un libro che assolutamente consiglio sempre a tutti. Alcuni l'hanno criticato, io non colgo perché lo amo troppo, non sono assolutamente imparziale su questo libro e lo riconosco, non ho problemi a farlo.
La moglie dell'uomo che ha viaggiato nel tempo è veramente per me la storia d'amore. Come dicevo, rivaleggia con quella del Risveglio di Endymion, ma quella di Niffin Ezer è assolutamente la storia d'amore preferita. Pigrizia, quale libro hai lasciato? Non ho qui il volume fisico perché giustamente l'ho rivenduto al libraccio in un pacco, mi mancava un volume per poter pareggiare le spese di spedizione, chi l'ha fatto sa di che cosa sto parlando. Sarebbe Moby Dick di Herman Melville. Qual è il problema con quel libro? Le prime 100 pagine sono pesantissime. Io purtroppo lo so, l'avevo superato lo scoglio più difficile del libro, probabilmente, le prime 100 pagine. E quando finalmente si imbarcano e probabilmente inizia l'avventura, anche se lo so benissimo, Melville è tutto un riferimento alla Bibbia di Ray James, per cui comunque è particolare, ha i suoi riferimenti, non è una lettura d'evasione, però la parte più avventurosa era iniziata e io l'ho mollato e non l'ho più ripreso. E, tra l'altro, mi ero fatto anche una bella ricerca perché girano molte edizioni di quel libro e sono tutte piuttosto bruttine. Mi ero fatto proprio il confronto in libreria, me li ero tirati giù tutti dallo scaffale, i feltrinelli ti danno la possibilità anche di, per fortuna, poterti fermare a leggere sulla poltrona che offrono, sono anche tanto comode, e me ne sono letti tutti gli incipit e alla fine avevo individuato nell'edizione Garzanti la migliore, traduceva l'incipit che solitamente è tradotto con quell'orrore di espressione, il globo terracqueo, cioè ma chi parla così ormai più. L'edizione Gardanza era in italiano, non dico moderno, cioè non stravolgeva sicuramente l'inglese di Melville, però era un italiano bello, accessibile, e quindi mi ero convinto del tutto a leggere Moby Dick, non ce l'ho fatta, questo è veramente il mio peccato di pigrizia, io non ho finito Moby Dick per pigrizia. Superbia, di quale libro ti piace parlare per sembrare estremamente intellettuale? Il libro che cito di più in questo senso è il libro, la Bibbia, perché mi piace spolparla, però dato il suo volume, la sua difficoltà, ammetto che io la Bibbia non l'ho letta tutta, ho letto i brani significativi, ho letto i primi libri della Bibbia, sono praticamente ho letto i primi due libri del Pentateuco, ho letto ovviamente i Vangeli. Però la cito spesso perché ho letto altri brani senza aver letto i libri integrali, però sicuramente pecco di superbia in questo. Io la cito, la spolpo, però non l'ho letta tutta e mi rendo conto che criticare un libro come la Bibbia senza averla letta nella sua integrità è sicuramente un peccato di superbia. Mi riprometto di finirla. Comunque devo aggiungere che pur nella sua particolarità ci sono dei libri della Bibbia che io amo particolarmente. Il libro che amo di più della Bibbia sicuramente è Ecclesiaste, il Coelet, che è un libro molto particolare, probabilmente è un'aggiunta posteriore alla raccolta dei libri biblici e è stato un redattamento, non voglio neanche scendere nel merito di questo nel videotag, però Coelet mi piace molto, lo accantono spesso agli altri classici delle altre letterature che prendo come riferimento spirituale. Lussuria, caratteristiche attraenti nei personaggi femminili. Su questa domanda mi sono scervellato abbastanza. Non riuscivo a ricordarmi il personaggio femminile che mi colpiva dal punto di vista della lussuria, cioè intendiamoci, lussuria sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista intellettuale. Non riuscivo a pensarci, parlandone poi insieme ad Arianna, che ringrazio della collaborazione per avermi sbloccato su questa domanda. È ovviamente la protagonista del Petalo Cremisi e il Bianco di Michelle Faber, è Sugar. Questa particolarissima prostituta rossa, e io lo sa anche la mia fidanzata, io adoro le rosse. Sugar è rossa ed è un personaggio fantastico, è veramente un personaggio particolare, profondo, molto sfaccettato. Questo libro qua è uno dei miei preferiti, io lo consiglio tantissimo, soprattutto a chi ama come me la Londra vittoriana, perché ne presenta una descrizione molto dettagliata, assolutamente veritiera e non edulcorata, ed è un libro veramente che dà tanto e per quanto sia voluminoso,
io lo consiglio. Nvidia, quale libro vorresti ricevere come regalo? E anche qui torna, diciamo, la promotrice di questo videotag, Arianna, che mi ha fatto un paiolo così sul Runemal, il grandissimo saggio che tra l'altro acquistammo insieme a Milano durante la sua visita l'anno scorso qui nella capitale meneghina. Runemal sarebbe un bellissimo trattato sulla runologia, ma ne tratta più che altro l'aspetto storico, filologico e mitologico. È veramente un libro strepitoso. Io gliel'ho visto sfogliare fisicamente prima dell'acquisto e dopo aver visto anche la sua recensione, che vi linko in descrizione, veramente mi è venuta la voglia matta di poter mettere le mani su questo maledetto volume, che però viene quasi 28 euro. Quindi, se me lo regalassero, mi farebbero tanto, tanto contento. Il videotag finisce qui. Ringrazio tutti i nuovi iscritti, grazie tantissimo. Sono veramente contento che abbia deciso di seguirmi e spero di poter preparare altri videotag. Ce ne sono alcuni che mi incuriosiscono parecchio e vorrei molto mettermi davanti alla videocamera a parlarvene. Per adesso chiudo qui e grazie ancora a tutti per l'attenzione.